Questo è uno di quei video che hanno il solo scopo di condividere con voi, che magari avete incominciato a giocare da poco, un metodo semplice e abbastanza affidabile per farmare XP senza combattere, senza fare niente di che. Continuando a giocare, esplorando altre parti della mappa, mi sono accorto che c'erano anche altri luoghi per fare la stessa cosa, ma di fatto ritengo ancora questo il migliore perché è quello che regala una buona quantità di XP, ossia rune, è pratico perché ha uno spawn proprio vicino vicino e non è molto pericoloso, quindi non si rischia di morire, ovviamente con le dovute accortezze. Il concetto è estremamente semplice ed è applicabile in qualsiasi contesto del gioco. Trovare dei nemici che combattano contro altri nemici e farli scannare tra di loro. Se restiamo nelle vicinanze, tutte le uccisioni verranno comunque attribuite a noi e ci prenderemo le varie rune. Mediamente qui i nemici vanno dai 200 ai 300 rune per uccisione, quindi farmando per un 30 minuti o un 60 minuti si possono tirare su anche cifre consistenti, come vedrete a fine video. Ci troviamo qui, in questo punto della mappa. Dobbiamo semplicemente aizzare quei cani, lupi, mannari, quella roba stranissima contro gli umani. Quindi possiamo farci vedere da loro, poi incominceranno a ululare, poi arriveranno anche gli altri due giù in fondo, sono tre, e semplicemente condurli da loro. Incominceranno a fare le peggio stragi, se ci allontaniamo si aggreeranno poi sui nemici. Se gestiti bene, questi tre arrivano fino su in cima. Ovviamente ci va un po' di malizia nel farlo, però riuscire a far fuori tutti si tira su davvero un sacco di XP. Certe volte sono riuscito a far ammazzare tutti quelli qua presenti e addirittura questi qua sopra. Alla fine dovevo uccidere semplicemente quell'arciere bastardo che mi sta uccidendo. Oltre a questi, nel caso dovessero morire, vorreste continuare a farmare XP, c'è ancora un po' di nemici qui. Anche in questo caso c'è una bestiaccia e questi umani qui. Il nostro compito è aiutare un pochettino la bestiaccia, poca roba. Farà comunque tutto da solo. Può uccidere questi qua, che fanno malissimo. E poi, se dovesse ancora sopravvivere, possiamo portarlo qua in modo che uccida anche questi due. Quindi, come vedete, la zona di scontro è vicina al nostro punto di spawn, che è lì davanti, ed è concentrata tutta in questa zona. Ma ritorniamo alle immagini precedenti. Bene, e ora possiamo andare a spendere i nostri 100.000 punti, mamma mia. Possiamo mettere un qualcosina qui, poi magari un qualcosina qua, un bel qualcosina qua. Da 49 a 55, 6 livelli, assolutamente non male.